E se ti dicessi antipasto di lumache con pomodoro e menta? Per prima cosa facciamo scaldare un po' d'olio, mettiamo il nostro soffritto e lo facciamo andare per circa 5 minuti. Inseriamo le nostre lumache, aspettiamo 4 minuti che prendono calore. Ora sfumiamo con un po' di vino bianco e lasciamo evaporare per circa 3 minuti. Ora inseriamo il nostro pomodoro che abbiamo prima frullato e lo lasciamo cuocere per circa un'ora e mezza a fuoco basso. Il piatto di lumache che abbiamo preparato è un piatto a cui io tengo molto. L'ho voluto reinserire nel mio menù perché voglio mantenere vivo il ricordo di mio padre che è venuto a mancare nel 2014. Mi ricordo ancora quando ero piccolino che nei mesi di pioggia uscivamo ad andare a cogliere queste lumache per poi tornare a casa ed era come una grande festa. Ora procediamo all'impiattamento del nostro piatto di lumache. Adagiamo una foglia di begonia qui. Andiamo a completare il nostro piatto con delle foglioline di menta. Fammi sapere nei commenti se hai mai mangiato un